una parte di... No, del breaking news. Ce l'abbiamo fatta. Fanciulli, buongiorno. Oggi è il 20 di dicembre e... Allora, scusatemi ma sono scomparsa con il vlog, ma vi devo dare una buona notizia e finalmente posso dirvi quella cosa lì che è ufficialmente ufficiale e vedrete, vedrete presto. Allora, filmo con la... aspettate che devo impostare un attimo il navigatore, vi lascio un attimo qua, così... E niente, adesso vi porto a questa cosa che è ufficiale. Siete pronti? Ta-da! 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 Buona. Forse è quella che non va. Quella della lista. Ah, sì. Oddio, che strano vederla vuota. Molto più grande. Sì. Amore, pure di là hanno staccato tutto. Ma non mi hai spaventato. Sì. No, no, ovviamente. È il giardino del condominio. No, ma lì. Vabbè, che stupida. Ma io ne ho presi sei questi qua, non so quanti prendere. Va bene. Guarda che quella piadina è più in vero. Peggio crispy. La nuovo. Amore, c'è la maionese. Non c'è la mano. Adesso non compro il vitare con la banda. Non ci deve essere una casa. Stamattina, appena sono uscito, ho mandato la foto a te. Appena ho mandato sul gruppo della famiglia. Ho scritto, finalmente sono comproprietario di una casa, ho scritto un messaggio a papà e mandato degli audio un po' tipo intimorito. Come comproprietario? Che vuol dire comproprietario? Perché comproprietario? Ho detto sì, perché... Ho detto, tu sei proprietario? Ho detto, no, sono comproprietario con la banca per i prossimi 30 anni. No, tanto mandato che... Non l'ha detto, ma... Io la metterei dei faretti. Fai entrata? Sì. Mi sono fatto il regalo di Natale. Vuoi vedere? Vai. Casa nuova.
Apriamo i regali di Natale. Vabbè, amore, non c'è il biglietto. E poi lui sa già che cosa c'è qua dentro. Che cosa ci sarà mai? Vediamo. Ma la vole... lei ha fatto il cappello perché lo volevi usare? No. Io non ci vediamo nella... Wow. Minchia. Grazie, amore. Gli piace? Vagino. Sì. Bello. Dopo ti devi scaricare l'app. Oh, purtroppo l'ho dovuto aprire perché dovevo controllare che fosse intero. Il calendario. Così grande. Un calendario. Wow, bellissimo. No, vabbè. Boh, l'ho scelto. Wow, cioè in realtà c'erano due scelte. Wow, bellissimo. Grazie. Bacio. Ti amo. Dove ce la mettiamo questo? In casa nuova. In casa nuova. Ancora non lo possiamo appendere. Sì, in casa nuova, adesso si può dire. Posso? Questo è mio. Peccato che non si vede, però vabbè. Vado? Vai, spacchetto. Mi stanno venendo i broccoli. Dove ti stanno salendo? Alla bocca. Ma che cos'è? Si vede nemmeno in realtà. Vediamo. Sì, è la macchina del pane. È la macchina del pane. Aspetta, fammi vedere il messaggio. Ti volevo aprire dalla scatola. Tiana. Vai. È la macchina del pane. È la macchina per fare il pane. Aspetta. Fanciulli, buongiorno, anzi ormai buonasera, giovedì 22, stamattina in realtà non ho filmato nulla perché vabbè, mi sono svegliata, ho fatto colazione con Marco e... poi sono dovuta andare con mia mamma a fare un po' di commissioni, l'ho accompagnata anche a fare un po' di, come si dice, un po' di regali per lei più che altro, cioè da parte sua, e che stava un po' indietro insomma, e più che altro aveva magari bisogno di una mano, almeno le ho dato anche un po' una mano. Ho ritirato un pacco, il mio primo acquisto Vinted, cioè per me ufficiale, perché in realtà non è la prima volta che acquisto Vinted. E niente, poi abbiamo fatto anche la spesa, siamo tornati a casa, quindi insomma abbiamo mangiato pure tardissimo. Adesso in realtà dovrei andare a casa mia, recuperare Marco, sistemare un attimo a casa e poi ritorniamo a Milano, perché poi domani mattina Marco parte. E quindi insomma questo. La venditrice in realtà viene, non mi ricordo, in un paese nordico sicuro. Comunque mi ha fatto anche, che carino questo pacchetto con... Oh mamma mia, non so che cosa sia sto coso. Vabbè, comunque sia. Sì, va bene.
Ma mi passi una forbice? Allora, apriamo questo pacchetto. Lo apro qua con voi. Mamma. Cosa c'è? Mamma. Scusate. Ciao. Ok. Ad aprire tutto. Wow. Allora. Ok. Ho preso questa felpa pagata 50 euro praticamente. E sono stata veramente super super felice perché è una felpa di come si dice? Sporty and Rich, come potete vedere il brand, eccolo qua. E io ho conosciuto questo brand grazie a Elisabetta Pissoni, perché sono iscritta praticamente alla sua newsletter, dove ogni mese ci fa scoprire un sacco di brand, ci dice le varie tendenze del periodo, eccetera. Quindi questo brand l'ho scoperto tramite lei in realtà, e so che questo brand nasce ispirato a Lady Diana. Quindi, mi sono presa questa felpa qua, tra l'altro in condizioni perfette, cioè ragazzi, col pure il cartellino l'ho pagata 50 euro anziché 160, 150, quello che era. È una S o una XS, ma comunque Sporty and Rich veste largo. Sì, è una XS, ma in realtà mi sta giusta giusta. Anzi, adesso che bella. Con chi parlavi prima? Ma come, con chi parlavo? Stavo facendo un video. Cioè, in realtà anche adesso. Vuoi salutare? No. Niente, quindi questa qui è la felpa che mi piace troppo. Cioè, è troppo bella. Mamma mia. Comunque è praticamente... Fanciulli, buongiorno. Allora, stamattina sono le 8:43 del 24 di dicembre. E scusatemi se non mi faccio vedere. Anzi, vi faccio vedere le mie unghiette prese da Primark che ho letteralmente appiccicato e tagliato, perché per me, per i miei gusti, erano troppo lunghi. Dopo ve le faccio vedere meglio. Comunque sia, oggi è la vigilia e mi sono svegliata presto perché devo montarvi dei video, quindi devo fare un po' di trasferimento file e niente, poi vi dico un po' com'è andata questa settimana, perché in realtà effettivamente non ho più vloggato nulla, mi sono un po' persa, però poi vi racconto. Aiuto, ma perché sto telefono fa così? Facciamo così, giriamoli, e anche perché è cieco. E niente, quindi adesso trasferisco un po' i file, nel frattempo faccio colazione. Allora, stamattina mi sono fatta questo tè qui, mamma mia, non si vede niente. Comunque, questo, da qua si vede meglio. Eccolo qua, lemon, grass and ginger. E quindi mi sono fatta questo tè qui e poi mi mangio queste qui della misura, i biscotti senza latte, senza uova.
Fanciulli, buongiorno. Allora, oggi è venerdì 30 dicembre e niente, io sono appena tornata a casa che ho fatto un turno e, però ci tenevo a fare vedere finalmente un pacco che mi è arrivato. Praticamente no, ci tenevo a fare insomma questo pezzettino di che concluderò insomma nel vlog, nel weekly vlog. E Natale è passato, adesso sta per arrivare Capodanno, in realtà io non mi sono mai fermata, insomma. E, però ci tenevo a parlarvi di Oceans Apart, perché io durante il Black Friday avevo preso dei pacchetti, cioè avevo preso delle cose con il codice di Beatrice Colorambra. Bea Ambra, scusatemi. E niente, alla fine della fiera non mi sono mai arrivati e io infatti mi sono detta, boh, chissà questi, sono spariti, che cacchio gli è successo. Alla fine della fiera ho contattato l'assistenza, che sono stati veramente super efficienti, ci tenevo anche a dirvi questa cosa perché magari non tutti i siti lo sono, invece loro sono stati super efficienti, mi hanno detto che comunque il pacco era in ritardo perché durante Black Friday c'era stato un accumulo proprio di ordini e loro erano a corto di materiale, quindi insomma... Io ho aspettato, mi hanno scritto anche che comunque l'ordine non sarebbe arrivato prima di Natale e che comunque facevano partire tutto dopo Natale, appena sarebbe ritornato tutto in stock. Nel frattempo, insomma, dopo qualche giorno mi rimandano un'altra mail dicendomi che un capo che io avevo ordinato non era più disponibile e quindi mi avevano detto o ti facciamo il rimborso oppure se vuoi scegli qualcos'altro. Al che io non avevo voglia di scegliere, sinceramente, ho detto senti, fammi il rimborso e va bene così, tagliamo la testa al toro. Dopo un'altra, forse sarà passata tipo una settimana, mi hanno mandato un buono sconto da 100 euro da spendere, per scusarsi ovviamente per il disagio e che comunque ovviamente se io avessi scelto il capo fino al 31 di dicembre avevo questo sconto, dove se potevo scegliere un qualcosa che costasse dentro i 100 euro io comunque non lo pagavo. E niente, così è stato, infatti l'ho scelto e alla fine della fiera oggi mi sono arrivati i due pacchi. Allora, uno è questo e l'altro, aspettate che devo coprire i lati sensibili, è questo qua. Quindi inizio ad aprire questo qui, volevo fare l'unboxing con voi perché secondo me a sto giro ho preso delle cose veramente belle. Comunque sono stati veramente super efficienti loro, cioè non lo dico per, però appena mi hanno inviato la mail che era partito il pacco, cioè nel giro di due giorni mi è arrivato. Qui, cioè questo set è quello che io ho preso per cioè tramite il loro buono da 100 euro e mi sono presa questo body che secondo me è troppo carino. Ho preso una size M per sicurezza perché ho detto boh, magari mi va stretto e... Non lo so, mi trovo male. Comunque, so che forse non si... eccolo là, si vede. C'ho tutti questi disegnini. Comunque c'è scritto Oceans Apart direttamente. È un body lungo, a maniche lunghe. Easy. E poi ho preso questa tuta, che in realtà era una tuta che io volevo da Mo. Ed è una size S questa ho preso. Ma oddio, forse mi sono pentita, forse avrei dovuto prendere... la XS, però vabbè, è che ultimamente sono dimagrita, non so come, però sì. Comunque è in velluto, come potete vedere, niente. Io adesso vedrò se mi sta, anche perché vi posso dire questo feedback, che eventualmente qualora voi vorreste fare un reso, si può fare tranquillamente. E praticamente andate nell'area assistenza per i resi, mandate a loro il pacco e loro poi vi inviano il capo della misura corretta. Io ho preso la S, boh, vediamo, anche perché è un po' lunga, mannaggia, vabbè. Comunque, invece, finalmente, allora, io questa giacca l'avevo vista dalla Elisabetta Pistoni, ed è una giacchetta che mi piace tantissimo, è tipo, non so, è una giacchetta antivento, non so, chiamatela un po' come volete, però infatti penso che, cioè, allora, il colore è stupendo, questo color crema, e che misura avevo preso? Sempre S, e mi piace tantissimo, l'avevo visto appunto in un video, in una storia di Elisabetta Pistoni, un bel po' di... mesi fa, lei l'aveva presa viola se non mi sbaglio, e mi è piaciuto subito proprio la forma, perché sembra un pile ma non è un pile, sembra una roba termica, ma cioè comunque secondo me è elegante, e se riesco vi metto direttamente la foto perché rende di più, adesso non riesco a farvelo vedere, però comunque mi piace tantissimo, cioè stupenda.
c'ho pure le tasche, cioè vedete, c'ho le taschine. Poi non ho ben capito, ma sotto la scioglia c'ho sto coso che penso sia traspirante, vabbè. Ho preso questo qui, che dovrebbe essere anche questo un body, e anche di questo dovrei aver preso la M, sperando che mi stia a sto giro, mannaggia. Paura che mi vada tutto largo. Oh, cavolo, vabbè. E... c'ho qualche dubbio, devo mettere qualche rinforzo qua. Comunque questo è un body semplicissimo, è statuta, larga. Allora, questa è una XS e penso che mi vada, infatti forse ho fatto una cagata a prendere la S dell'altra, e è larga, pantapalazzo di questo color terracotta bellissimo, mi piace, a vita alta, e questa è una XS, questa è anche del sopra, che è oversize ovviamente, bellissima, stupenda, piace troppo. Niente, quindi queste sono state tutte le cose acquistate e penso che questo sarà l'ultimo pezzo che vedrete prima del 2023. Io ci tengo ad augurarvi tanti tanti cari auguri di buon anno e noi ci rivediamo l'anno prossimo.